Andrea Darielli finisce 16 a 14 il set al tiebreak. Naturalmente la festa questa volta è nero-verde, il contrario di quello che è successo a Chieti. Vi siete dati un appuntamento sbagliato, tra virgolette, tra l'altro con la tua ex squadra. È stata una partita che avrebbe dovuto premiare tutte e due. Diceva il presidente regionale, bisognerebbe dare il pareggio in questi casi. Una partita veramente molto bella che ha onorato la pallavolo in generale, quella abruzzese in particolare. Però chiaramente un peccato è quello vostro questa volta, anche se adesso Chieti ha un punto in più, ma mancano ancora tre turni. Hai detto tutto tu, quindi no, allora sono contentissimo perché è stata una bellissima partita, è uno spot per la nostra regione, per la nostra pallavolo, vedere un palazzetto così gremito e non c'è stato niente, neanche una virgola, neanche una parola fuori posto, mi rende orgoglioso della società che adesso rappresento. E mi dispiace per il risultato. Purtroppo quando si vince 16-14 gli episodi la fanno da padrona. Giorgio Nibbio, da l'altra parte Andrea Darielli, come sempre molto equilibrato e corretto, esemplare davvero, perché dopo una partita del genere rischiare di veder sfumare tutto quello che si è fatto vuol dire proprio che hai la forza d'animo straordinaria che poi è quella che riesce Andrea a trasmettere all'altra squadra. Non ti aspettavo in pubblico così dall'Abruzzo, di' la verità. È stata veramente una bellissima partita, una cornice, il pubblico di Orsogna, il nostro pubblico, è stata veramente una bella cornice. Correttissimi tutti e due tra l'altro. Io parlavo con l'allenatore di Orsogna prima della partita, dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo. Due squadre che si lottano alla promozione e oggi il pubblico secondo me si è divertito tantissimo per vedere questa partita, quindi faccio sì i complimenti ai miei perché io sono dalla sponda, ma Orsogna meritava veramente anche lei di vincere la partita e ha fatto veramente un gran tifo anche loro.